Oh mio Dio, cosa ho creato? Un mostro! È un mostro! Uccidimi! Uccidimi! Ciao carissimi! Questo è Electric! Vi starete chiedendo, che ci fa Electric Pau con un foglio bianco dietro di sé? Ma vorrà forse giocare a Zelda? No, perché se no, perché c'è un foglio bianco dietro di me? Oggi disegniamo! E come avrete visto dal titolo, perché immagino sarà inerente e coerente con il video, oggi rifacciamo le tre parole, un disegno con i Pokémon! L'altra volta abbiamo unito tre Pokémon e è uscito fuori una creatura bellissima e questa volta faremo la stessa cosa, siamo muniti anche oggi del nostro caro Random Pokémon Generator. Ne genererà 6, ne sceglieremo uno e così via. Quindi 3 Pokémon e li fonderemo insieme con l'abilità di questa mano e di questa mente così creative. Oh, si è appena iscritto Marco The Lag. Benvenuto Marco The Lag. Ecco, mi scordo sempre di spegnere questa cosetta. Però è una cosa carina, insomma, che anche mentre che sto registrando qualcuno si iscriva. Un altro, Super Crypter, benvenuto anche te. Adesso scusate, Super Crypter, però io devo registrare. Ah, generiamo 6 Pokémon. Pam. Abbiamo un Gotitel, Breloom, Darumaka, Badiu, Tangela e Noivern. Allora, io sempre ho amato Darmanitan, quindi in questo senso anche Darumaka. Benvenuto Smartiness! E per quanto mi piacerebbe ridisegnare Noivern, che ho disegnato anche recentemente, non qui su questo canale, ma lo potete vedere su Instagram, penso che Darumaka si possa prestare bene a una fusione. Quindi Darumaka, scelgo te! Andiamo a buttare dentro il nostro Darumaka per averlo vicino come riferimento, che ci fa comodo, lo mettiamo qua su. Andiamo a generare qualche altro Pokémon. Generate. Abbiamo un Quilava, Sudowoodo, Litleo, Mashtomp, Sfeel e Pansage. A Quilava è interessante, ma abbiamo già il Pokémon di fuoco. Chissà se prendessi Sudowoodo che razza di miscuglio potrebbe venire fuori. Sfeel non lo prendo perché c'ha la stessa forma di Darumaka e dopo non verrebbe troppo interessante il miscuglio. La mia scelta potrebbe ricadere tra Mashstomp e Sudowoodo. E andiamo, sai che andiamo con Sudowoodo soltanto per il motivo che sarebbe più, è più facile da riconoscere che un Mashstomp, penso. Anche lui lo buttiamo qui dentro, lo mettiamo vicino a Darumaka. Ci manca solo un Pokémon. Generiamo, pam, Goldin, Toucanon, Silcoon, Skitty, Floete e Yanmega. Io sceglierei, tanto per ficcarci un Pokémon di Alola dell'ultima serie, ci ficcherei un Toucanon. Toucanon! Cristo! Un Toucanon, Cristo! Ed eccoli qui i nostri tre Pokémon, tutti pronti per essere mischiati. Io prendo subito la mia penna da disegno, top del top in the house. E iniziamo a discutere, perché qui io direi che per capire che sia un miscuglio, parta insomma da un Darumaka, si potrebbe partire proprio dal suo corpo, no? Quindi un corpo a ovetto, a palletta, no? Lui ha la testa tipo qua su in alto. Però ricordiamoci che è anche un Toucanon. E di conseguenza gli potremmo fare un bel beccone da Tucano qui di fronte. Verrà una cosa bruttissima secondo me questo. Non verrà bello come l'altro. Gli occhi utilizzerei gli stessi di Darumaka praticamente. Aspettate, troviamo un po' la posizione perfetta di questi occhi. E qui c'ha queste sopracciglia bellissime che fanno pensare a qualcosa di fuoco, tipo una mezza nuvola. Eccola qui un'altra. Se mi venisse bene al primo colpo, ma è chiedere troppo. Qui ha questa specie di macchia strana che non so cosa sia, naso o qualcosa, che lì avrà tutti i colori, lo faremo direttamente a colori. E qui iniziamo a mischiare le parti sia da uccello a quelle di albero di Sudowoodo. Quindi avrà queste braccia bellissime a ramo, che poi ha sempre queste, cioè che in realtà lui sembra un albero ma in realtà è di roccia Sudowoodo, ricordiamo. Quindi queste tre palle verdi io non ho mai capito cosa siano, cosa rappresentino al nostro caro Sudowoodo, cosa ci faccia con queste palle. Forse sono proprio le sue palle, gli manca solo lo scroto, e l'apparato riproduttivo di Sudowoodo è lui stesso proprio, lui si ficca di testa e si riproduce. È così che fa Sudowoodo. Se non lo sapevate, beh, andate, non lo so, su un canale che lo spiega, tipo quello di Dario Moccia. Non so se ha mai trattato la riproduzione di Sudowoodo, ma qualcuno ne deve pure aver parlato, no? Internet è un mondo vasto. Dinosaur, crapt, crap. Oh mio Dio, cosa ho creato? Un mostro! È un mostro! Uccidimi! Uccidimi! Ha queste sorte di macchie gialle che le mettiamo. Quella, il corpo di Sudowoodo almeno. Che poi richiamano, le macchie gialle richiamano anche quelle di Darumaka. Visto? Che carino. Sto signor Darumaka, poi con i colori decideremo meglio come gestire il tutto, perché lui
Adesso dobbiamo fare queste gambe, che non so se farle alla Darumaka o alla Sudowoodo, perché le braccia di Sudowoodo già si capisce. Oh, qui mettiamoci l'antenna di Sudowoodo, perché male non ci sta. È la signora antenna di Sudowoodo. Anzi, secondo me ci sta proprio a pennello. Non so se mi spiego, E qua ci possiamo mettere. Vediamo un po' come ci sta il piedino di Darumaka. Che è tipo così, una robetta così. Non è bruttino. Anche se per richiamare la forma uccello di Toucannon, potremmo mettere, visto che di Toucannon abbiamo messo solo il becco. Di Sudowoodo le antenne e le braccia. Di Darumaka il corpo e gli occhi. E di Toucannon mettiamo anche le zampette qui. Da uccello. Tanto ce l'ha le zampette da uccello. E noi mettiamo le zampette da uccello. C'ha anche un po' la testa da uccello. Però, vabbè, quella è un'altra storia. Qui stanno a fa sempre i lavori, quando io registro. Qui stanno a fa sempre i lavori. Caga cazzo di merda. Scusate lo sfogo. Da che ci sono, ci mettiamo anche la coda al Toucannon. Che è una coda molto strana. Non ci avevo mai fatto caso. È bello che io avevo un Toucannon proprio su Sole e Luna, quello con cui sono arrivato fino alla Lega Pokémon, e non mi sono mai accorto di questa coda strana che ha lui. Beh, io direi che è ora di inchiostrare, si può andare avanti tranquillamente. Oggi avrei quasi voluto giocare a Mario Kart, ma ho detto, sai che è un po' che non facciamo un disegno. Facciamone uno, mischiamo tre Pokémon e vediamo cosa esce fuori. Questo è stato il mio pensiero del giorno, anche se poi fa ridere perché appena finito questo mi devo rimettere a disegnare per un altro lavoro. A tema mates, sempre, tanto c'è sempre da fare al giorno a tema mates. Mi sorprende sempre quando... Wow, un altro iscritto, Zonda Z, benvenuto! Stavo dicendo che mi sorprende molto quando mischio i Pokémon, così come abbiamo fatto nel video scorso del mischiare Pokémon, quanto vengano carine queste creature mischiate. Comunque sì, avviene qualcosa di corposo, viene fuori qualcosa che ha un senso anatomico o non saprei. L'altra volta abbiamo usato il corpo di Hitmonlee, ad esempio, che ho capito, insomma, non ho mai fatto caso al fatto che Hitmonlee vivesse dentro un guscio, è tipo un uomo nocciolina. Ci siamo, iniziamo a scegliere i colori, perché qui pure non sarà facile, perché sono i colori che fanno capire che Pokémon hai mischiato, anche oltre a determinare, insomma, qual è il corpo principale. Perché se io uso il rosso di Darumaka, il corpo principale è di Darumaka, no? Però poi mi chiedo, i bracci alla Sudowoodo diventeranno quindi marroni quando escono? O li lascio sempre il colore di Darumaka? Questo non è facile da capire, Se io prendo il verde del Sudowoodo e lo metto lì, ok, poi mi serve. Questo va qua. Poi il rosso di Toucannon, questo va qui. Tutto un po' un macello di colori qui, Vediamo se questi colori di base vanno bene. Vediamo cosa succede se io vado ad aggiungere un po' di marroncino qua. Il marrone di Sudowoodo lo vado ad aggiungere sulle braccia e vediamo cosa accade. Perché adesso ancora non mi fa impazzire il tutto. Ok, così non mi dispiace. Andiamo ad aggiungere anche i colori di Toucannon sul becco. Ok, mi sembra che ci siamo come colori. Adesso iniziamo a sfumare carino carino e a terminarlo, appunto. Signori, mi sembra proprio che ci siamo alla grande. E dove vivrà questo Toucannon? Facciamo un po' di terra quella. Andiamo a salutare anche qualcuno di Instagram, che adesso vado a leggere tra i commenti scorsi. Allora, il primo a essere salutato sarà un certo Andrea Bordon, che mi sembra abbia 2 underscore. E poi abbiamo una certa carissima Alexa Chan, Senpai Chan. Notice me, Senpai.
Notice me, senpai. Oh, abbiamo finito, incredibile. Salviamo il tutto, per carità, Disegno numero 20 in questa cartella, almeno, perché sto a fare un macello io con le cartelle. Qui abbiamo la scorsa copertina di tre Pokémon, un disegno, tre parole, un disegno, quindi andiamo a sostituire qua il numero 5, così vedete anche come faccio una copertina al volo. Oh, si è iscritto il mio caro Checco Dinisi, benvenuto Checco. Oh, si è appena iscritto Benjix04, benvenuto Benjix04. E intanto noi andiamo a mettere qua il nostro caro Sudumaruma Cannon. Tourumakudu. Ecco come si chiamerà. Tourumakudu. Qui andiamo a scurire in modo che non si veda il Pokémon finito, non si veda troppo almeno. E qui andiamo a mettere nella somma tutti i nostri Pokémon che abbiamo mischiato. Metto Cannon, Sudowoodo Bomboy. E Darumaka Bomboy. Abbiamo anche la nostra copertina. E quindi non so perché dovrei allungare ancora questo video quando abbiamo finito il nostro caro Pokémon, che pubblicheremo oggi su Instagram. E non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate quando starete appunto vedendo questo video, o lo avrete visto su Instagram, non lo so. Se vi è piaciuto questo video, beh, non scordatevi di lasciare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Se volete vedere altre fusioni tra Pokémon, fatemelo sapere. E ricordatevi che questo era il vostro carissimo disegnatore di quartiere, Electric.